Ciao Marco, come stai? Molto bene. Posso dire una cosa? Non mi chiede mai nessuno come sto, quindi grazie. Sembri canadese, invece sei di Grottaferrata. In provincia di Roma. Come mai hai scelto questo stile? Seguo molto la spontaneità quando scrivo e questo stile, diciamo, tra virgolette, mi esce in modo molto spontaneo. Negli Angus, Pristin, Ben Harper, gli America. Sono cresciuto e nelle radici c'era proprio queste cose qui, quindi esce così. Sai anche cantare in italiano? Hai mai cantato in italiano? Ti dico una perla, avevo 3 anni e avevo sentito per la prima volta la canzone Parole di Mina. Mi hanno regalato una chitarrina grande così di plastica. Io sono stato 2 settimane in Austria a fare pao e tutto il tempo. Quindi si può dire che ho cominciato a cantare in italiano, però nel senso sì, ho cantato in italiano, ho avuto gruppi, però non cantavo io principalmente, facevo magari seconde voci perché mi vergognavo di cantare. Mi viene spontaneo cantare in inglese. Ho cominciato a scrivere qualcosa in italiano, però lo sento un po' forzato al momento. Ah, hai già girato mezzo mondo, hai cantato al Primavera Sound, andrai adesso in Texas. Qual è il segreto? Come ci sei riuscito? Non ve lo dico il segreto, sennò fanno tutti. Cerco di fare proprio tutto senza barriere, cercare di non scrivere dicendo ah, questo deve essere un singolo radiofonico, ah no, questo deve funzionare per il grande pubblico. Butto giù quello che mi viene e secondo me proprio il segreto di tutta questa benevolenza che mi viene dalle persone e che comunque dagli ascoltatori in generale sia dovuta al fatto che io cerco di essere proprio me stesso. E quindi la sincerità ha sempre ripagato in qualche modo. C'è questa leggenda metropolitana, tu sia stato scoperto da un professore di Oxford. Com'è andata? È vera, non è una leggenda, è una storia vera. No, mi ha scritto tramite email, dopo che io ho caricato un brano su Bandcamp e SoundCloud. Io però ho ignorato quell'email. Poi ho scoperto che un mio amico andava a lezione da lui, studiava proprio a Oxford, dicendo, e mi ha chiamato e dice guarda, il professore ti ha scritto davvero. Quindi sono andato lì a Oxford e ho registrato un demo che però non è mai uscito, ma è stata quella scintilla che ha appunto acceso Wrong On You, diciamo, tra virgolette, e mi ha dato voglia proprio di continuare in modo abbastanza intenso questo progetto. In Italia hai partecipato alla colonna sonora dell'ultimo film di Alessandro Gassman, il premio. Com'è stato l'incontro? È stato abbastanza strano come cosa, nel senso io stavo andando a fare un concerto a Milano e mentre stavamo in furgone mi ha chiamato al cellulare Alessandro Gassman. Ho fatto un po' un colpo all'inizio, perché ho fatto una risata isterica, tipo ah, ciao! Inizialmente mi ha detto che voleva mettere dei brani già esistenti come colonna sonora, io ero molto contento. In una seconda telefonata mi ha detto, senti, fai tutte le musiche del film, perché mi piace proprio il tuo stile. Io lì sono stato davvero grato che Alessandro si è affidato e che comunque sia farà una colonna sonora è uno dei miei sogni, e averlo già realizzato comunque sia mi ha dato tanta soddisfazione. E alla terza chiamata mi fa, senti, ma ti va di fare la parte di mio figlio nel film? Io mi sono messo a ridere perché non avevo mai recitato né avevo ricercato di fare l'attore, però è stata un'esperienza incredibile. Poi ho avuto l'occasione di lavorare appunto con Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta e Matilda De Angelis. Io e mio nonno eravamo molto legati a Gigi Proietti. Cioè, mio nonno purtroppo non si sta godendo tutto questo mio momento di gloria, diciamo. Però aver lavorato poi con Gigi Proietti e per 1 mese e mezzo averlo dovuto chiamare nonno sul set, comunque sia stato una cosa che si è ricollegata in qualche modo e che è stata molto bella. L'orso, diciamo, mi rispecchia abbastanza come animale, sia come stazza che come mentalità. Poi è dolce. Secondo me è dolce l'orso. Cioè, spero di riuscire a abbracciare un orso il prima possibile. Una citazione musicale da lasciare ai nostri utenti per scrivere sulla loro smemo? You make me feel like the better son.